Il vento soffiava facendo volare le foglie, mentre Huck e il suo gruppo di oche sorvolavano una terra brulla e arida, dove non c'era traccia di vita, né umana né animale. Ma com'è triste e noioso questo paesaggio, non ci vive proprio nessuno. Qui ci vivono soltanto le cornacchie. Davvero? E nessun uomo? Fino all'anno scorso ci viveva anche una famiglia di contadini. Cornacchie, avete rubato tutto ciò che luccica e che può essere prezioso? Su, avanti, venite a consegnare. Sbrigatevi. Agli ordini, Vindale. Tieni, Vindale, l'ho trovato vicino ad una fattoria. Va abbastanza bene, ha un bel colore lucente. Dammi qui. Prendi. È tutto qui? Do. E che cos'è questa roba? Non ne ho idea, però sembra che abbia un certo valore. Ho dovuto addirittura cacciare via un cane che ci stava giocando. Dammi qui. È bello. No, sei decisamente la più rotta cornacchia che abbia mai visto in vita mia. Dici davvero, cara? Sì. Ti devo confessare che non sapevo che avessi un becco così grosso. Chi ce l'ha, ce l'ha. E poi hai gli occhi grandi e cattivi come quelli del falco. È una caratteristica della nostra stirpe. Sono proprio orgogliosa di te, sei veramente brutto. Che cos'è rimasto delle tradizioni di noi penne bianche? Come vorrei che mio padre fosse ancora qui. H! Quello è il famoso H di Kebnen Kai! Che cosa vuole questa vecchia oca da noi? Secondo me non porta niente di buono. Ovunque sia andata ha causato dei fastidi. Dimmi un po', sei tu che hai chiamato H per farlo venire qui? Ma no, stava volando qui sopra, io ve l'ho indicato. Non raccontarmi delle favole, principe Drum, non sai far altro che mentire. Dai, fammi vedere che cosa hai portato. Ho raccolto i chicchi di grano e le larve dei bruchi, così come mi ha insegnato mio padre. Che cosa? Quante volte ti ho proibito di parlare di tuo padre, ma ora basta. Adesso io, la grande e potente cornacchia Vindale, ho preso il potere. Volete aiutarmi a dimostrare quanto sono grande e costruire il mio monumento? Sì! Sì! Atterriamo sull'acqua! Che bello! Che bello! Che bello! Siete liberi, ognuno può fare ciò che vuole, ma rimanete vicini e attenti alle volpi. Cornacchie, mi promettete di rubare sempre? Sì, sì, sì! E di diventare le migliori cornacchie ladre? Sì, sì, sì! E di calpestare i deboli e sconfiggere i forti? Sì, sì, sì! E allora continuate a lavorare intorno alla mia statua! Che cosa fai l'impalato, principe Drum? Mettiti al lavoro! Che cos'è quello? Annoiarlo! Chotto omae-san, are wa nan darou ne? Andiamo a vedere! Sorry, maestro, ah!
Chiudete il becco! Sì, non mi posso sbagliare. Qui dentro ci sono delle monete d'argento. Sei sicuro? E sei veramente convinto? Beh, sì, certo. Non avete sentito il tintinnio? Questo rumore lo fa solo l'argento. Sono molto pratico io. Va bene, ho capito, ti credo. Che cosa vuoi adesso? Ecco, io... Fatti uscire il fiato. Si vede chiaramente che hai un affare da propormi. Tu dici? Già. È roba da mangiare? No. E allora deciditi, parla. Si tratta di razzie? No. Tu sai forse dove trovare uno specchio o qualcosa del genere? No. Allora un bell'anello o magari una collana luccicante? No. Sei uno spudorato, antipatico, odioso e infame. Ecco le cose che mi fanno piacere. Per ringraziarti ti dirò cos'è che avevo in mente. Però solo se prima mi prometti di fare tutto quello che voglio. Ti prometto tutto quello che vuoi. Bene. Conosco qualcuno che vi può aiutare ad aprire la pentola. Ah, mica male. E che cosa vuoi in cambio? Sono disposto a dirti chi è soltanto se tu mi prometti che lo lascerai a me appena avrà finito di aprire quella vostra preziosa pentola. Cosa? Questo non posso permetterlo, perché non so di chi si tratta. Posso assicurarti che non è nessuno di voi. Nelle mie cornacchie ti avrei lasciato il principe Drum. Cosa? Mi avresti lasciato a questa orribile volpe? Ora basta! Altrimenti potrebbe anche passarmi la voglia di aiutarvi. Su! Queste bacche mi hanno stancato. Devo trovare qualcos'altro. Vorrei tanto un po' di pane, non puoi aiutarmi? Dall'altra parte del lago ci sono due scoiattoli. Di certo loro avranno qualcosa di migliore. Eccoli. Se riuscissimo ad andare dall'altra parte troveremmo sicuramente qualcosa, ne sono certo. Martin, non ci puoi portare di là? Ho paura di no. Sai molto bene che ad Akka non piace quando qualcuno del suo gruppo si allontana troppo. Non posso mangiare sempre bacche, ho bisogno di qualcosa di diverso. Cerca di capirlo. Martin, ascoltami, dai. Martin. Sì, mia cara dolce piuma. Il povero piccolo Nils ha fame, forse troverà sull'altra riva qualcosa da mangiare. Sì, bravo, portalo dall'altra parte. Sì, va bene, mia cara, come vuoi tu. Avanti andiamo, salite. Grazie, Martin. Tante grazie. Te ne siamo davvero grati. Vieni con noi. Certo. Dovrebbe essere quello. State attenti, quando volete tornare, avvicinatevi alla riva e fate un cenno con la mano. Va bene! Siate prudenti! Ehi, aspettate! Non voglio farvi del male! Oh, guarda quante colmacchie ci sono sugli alberi! Che strano, sembra che stiano aspettando qualcosa! Aiuto! Sono terribili, Che strano. Speriamo che non sia successo niente a Nils. Nils! Dove sei, Nils? Carrot! Nils! Dove siete? Ehi! Dove sei, Nils? Carrot! Nils, ti sei nascosto? Carrot! Ehi!
Non avremmo mai dovuto lasciarli andare da soli. Noi? Sei stata tu a pregarmi di portarli da questa parte? Nils! Su, svegliati, Nils, su! Ora provo a tirargli le orecchie. Adesso svegliati, dai, forza, su! Dagli occhi sembra che sia ancora vivo. Ho l'impressione che tu stia solo fingendo di dormire, eh? Adesso cerca di ascoltarmi, se non ti svegli subito ti mordo il naso! Oh, la mia povera testa! Ma cos'è successo? Dove ci troviamo, Carlo? Tutte domande a cui puoi rispondere da te. Basterà che tu guardi di sotto. Secondo me deve essere una specie di riunione. Ho provato a origliare mentre dormivi, ma non riesco a capire niente di quello che dicono. Eccola una, fingiamo di dormire. Sì. Eh? Non aver paura, non voglio farti niente. Su, puoi anche aprire gli occhi. Il mio nome è Principe Drum e tutte le cornacchie mi credono uno stupido e un incapace, ma non è assolutamente vero, faccio solo finta. Cosa? Provengo da una nobile famiglia. Con questo vuol dire forse che rubi solo la gente molto ricca? Cosa vuol dire per te essere nobile? Essere leali ed onesti, non approfittare dei più deboli e non derubare i nidi degli uccelli. Principe Drum! Sì? Stai raccontando di nuovo quella vecchia storia secondo la quale saresti un nobile? No, stavo raccontando di quella volta che cacciai quel coniglio e di quanto fu difficile acchiapparlo sotto quei cespugli. È sempre il solito. Racconta le storie degli altri come se fossero sue. E c'è anche quella della gallina che per far contenta la padrona covò un uovo grandissimo, lo nascose accuratamente nella paglia per non farlo trovare. E hai anche raccontato chi fu che lo trovò e lo portò via? Non sei stato tu, sei troppo grullo per riuscire a fare una cosa del genere. Bah, siete proprio cattivi. Non c'è una volta che non mi prendiate in giro. Ora ti svelerò un segreto, ascoltami. Sta attento. Loro vogliono farti fare un lavoro che a te sembrerà facilissimo, ma che tu invece non devi assolutamente fare, è chiaro? Coraggio, adesso fai finta di svegliarti. Ehi, il piccolo finalmente si è svegliato. Bene, molto bene, allora possiamo muoverci. Che tutti mi seguano! Purtroppo abbiamo visto soltanto delle cornacchie nel cielo. Martin? Sì? Pensaci un attimo. Nils e Carrot ti hanno detto qualcosa prima di allontanarsi? No, niente. So soltanto che volevano andare dall'altra parte del lago per cercare di procurarsi del cibo diverso. Su, non t'abbattere, caro Martin. Vedrai che andrà tutto bene. Nils saprà badare a se stesso. Oh, sì, è molto furbo quel piccolo ragazzo. Sinceramente trovo che le cornacchie ci abbiano fatto un gran bel favore. Non ci fate caso, parla sempre così. A me stava alquanto antipatico e anche all'asse. Mi era proprio antipatico. Si prendeva sempre le parti di voi due. Mi sembra ovvio che cercheremo di trovare Nils. Lui ci ha aiutati e adesso l'aiuteremo noi. Ci ha tirato fuori dai guai tantissime volte e adesso noi non lo lasceremo da solo. Giusto! Se non crediamo giusto anche noi, H si arrabbia. Giusto! Non è il caso di avere paura. Se gli altri vorranno farti qualcosa, ti aiuterò io. Ti ringrazio. Ecco, devi aprire questa pentola. Ma questa è... Già. Finalmente ti ritrovo, Nils Holgersson. Come vedi, sono stato molto più furbo di te. Tieni giù quelle zampacce. Deve prima aprire la pentola. Questi erano i patti, capito? Non me ne importa proprio niente dei patti. Lasciami! Questo era soltanto un piccolo assaggio, ma se insisti posso continuare. Non è necessario, ho capito benissimo. Via, via. E adesso tocca a te. Avanti, forza, è ora che inizi a lavorare. E va bene.
Posso aspettare, ho tutto il tempo che voglio. Questa volta non riuscirà certo a sfuggirmi. Cinque da te? Sa, se mi copi tre da Hayaka che rute. Sa, Hayaka che te? È piuttosto grande. Smettetela! Fatelo lavorare in pace! Non è il caso di arrabbiarsi. Non mi sembra che se la cavi bene. Su, tesoro, non devi essere impaziente. Se lui sapesse cosa c'è lì dentro, gli verrebbe un colpo. Cosa faremo con quell'oro quando lo avremo preso? Ti è già venuta un'idea? Spezzeremo il nostro nido d'argento, il pavimento lo copriremo d'oro e l'esterno lo ricopriremo di pietre preziose. Il piccolo invece lo consegneremo alla volpe come d'accordo. E nessuno ne saprà più nulla. Non riesco ad aprirla. Dai, sbrigati! Non è una cosa facile. Com'è arrivata fin qui? Non fare domande, devi soltanto aprire il coperchio e questo non ti dovrebbe essere difficile, giusto? E quindi cerca di sbrigarti. Se non ti decidi ad aprire quella pentola, ci costringerai a cambiare sistema. Lo faremo, piccolo caro. I nostri becchi sono molto appuntiti e pericolosi. Andate via! Attentoni, state lontane! Silenzio! Se mi toccate non apro la pentola. Io devo avere assolutamente l'argento. Fallo continuare, devi costringerlo ad aprire quella pentola. Sì, va bene, cara, sto tranquilla, ci penserò io. Tu sei così forte. È vero? Ti taglierò a pezzettini. Vieni qui, ti butterò come mangimi alle cornacchie. Ma che succede? Quella cornacchia non mi sembra molto calma. Fermati, adesso ti aggiusto io. Fermati, vieni qui. Vieni. Lì sopra, Nils, attenzione. Sfacciataggine! Svelto, arrampicati! Credevi che facessi per scherzo? Adesso invece vedrai quanto sono serio! Kurumu! Ecco! Ecco, le tue penne sono di nuovo a posto! Avanti, cacciate via questo piccolo stupido! Sbrigati, portami su alla pentola, presto! Rimani qui, aiutami! Niente paura, eccomi! Forza! Credo che tocchi a me. Smettetela di cracchiare, non si riesce più a sentire neanche la propria voce. Non ti azzardare a toccarlo, ora è sotto la mia protezione. E allora proteggilo. Ti acchiappo. Prendi.
Entra dentro la pentola, mio caro. Entra, dai. No, è un tranello, Nils. Non mi sfuggirai. No. Ma ti prendo. Eccoti qua. この痛みは。ギャー！Me lo mangio vivo。Sono qui, Smirre. Se sei tanto coraggioso, vieni a prendere. È proprio quello che farò. Ti aspetto. Ci vediamo, Smirre! Adesso basta! Raccogliete subito tutto quell'argento e datelo a me! Questo non è argento! Vi ho ordinato di portarlo subito a me! Non avete sentito? Cos'è che vi ha ordinato, Vindel? Portatelo subito qui! Lasciatelo stare! Ridatemi quella roba! Ve lo ordino! Ma non finisce qua! Grazie, principe Drum, ci hai salvati. Sono molto contento di aver potuto fare un favore ad Akkar di Kebnenkais, perché anche lui alcuni anni fa ha aiutato le penne bianche. Ma come? Tu lo conosci? Io no, ma mio padre sì. È lui che mi ha raccontato quanto Akkar sia rispettato da tutti gli animali. È vero. Non credere che io mi arrenda. Verrà il giorno che ti prenderò, Nils Holgersen. È mio! Il principe Drum portò Nils in un nascondiglio. Fu così che passò la notte in una capanna abbandonata. Quando si svegliò, si trovò sdraiato in un letto, così credette di stare a casa. Tra poco mamma dovrebbe andare a mungere le mucche, pensò Nils. Però poi si ricordò che non stava nella sua fattoria e non seppe se essere triste o contento. Ma di tutto ciò ne parleremo la prossima volta.